Il primo, una settimana fa, l'orologio dell'Apocalisse, che simbolicamente segna il tempo che manca alla mezzanotte della fine del mondo per l'umanità, ha raggiunto la massima vicinanza da quando è stato inventato nel 1947. Siamo a 90 secondi dall'Apocalisse. L'anno scorso eravamo a 100 secondi, abbiamo perso 10 secondi nel 2023. La ragione di questa terrificante scelta degli scienziati di Chicago, che hanno inventato questo orologio dell'Apocalisse, è il conflitto in Ucraina, con l'invio dei carri armati, dei caccia, delle minacce di intervento atomico da parte della Russia, ma non solo, anche i cambiamenti climatici sono considerati tra le cause del rischio dell'estinzione dell'umanità. E non un caso dunque, del secondo fatto che volevo portare alla nostra riflessione, che tra i movimenti ambientalisti che si stanno mobilitando contro l'emergenza climatica ce n'è uno che si chiama Ultima Generazione. Capite? Sono ragazzi e ragazze che si considerano l'ultima generazione che può ancora fare qualcosa per evitare la catastrofe. Ragazzi e ragazze che anche nel nome che si sono dati ci stanno dicendo che vedono davanti a loro nessun futuro. Terrificante, ultima generazione. E la generazione di cui parliamo spesso, dei precari che non riusciamo a intercettare, che non riusciamo a coinvolgere e far entrare nella nostra organizzazione, perché hanno vissuto solo la precarietà del lavoro, l'assenza di diritti, alcuni di loro non sanno neanche che cos'è l'articolo 18. L'assenza appunto di un futuro di emancipazione del lavoro e dal lavoro, che è un po' è anche il nostro compito come parte del movimento operaio internazionale. Il terzo e ultimo fatto che volevo portare al dibattito e che non ho sentito negli interventi precedenti è quella delle grandi mobilitazioni di protesta che hanno attraversato Gran Bretagna e Francia negli ultimi mesi. In Gran Bretagna si parla di un'ondata di scioperi senza precedenti, hanno scioperato persino le infermiere del Servizio Sanitario Nazionale, nelle scuole, i postini, i trasporti, per rivendicare aumenti salariali che siano in grado di recuperare l'inflazione, di rispondere al caro energetico delle bollette, per gli investimenti pubblici in sanità, nei servizi pubblici, un po' le nostre rivendicazioni. E l'altro ieri in Francia c'è stato il secondo sciopero generale contro la riforma Macron sulle pensioni. Udite, udite, si stanno mobilitando in milioni perché vogliono alzare l'età pensionabile in Francia da 62 a 64 anni. Due anni. Noi siamo già col peggiore sistema pensionistico d'Europa e siamo fermi. Ora, ecco, di fronte a tutto questo mi guardo e guardo il mio sindacato e cosa vedo? Vedo una CGIL che quest'autunno, subito dopo le elezioni politiche che hanno portato i fascisti al governo, ha fatto il suo congresso e ha utilizzato le assemblee di base non per costruire il clima, la consapevolezza, le rivendicazioni, gli strumenti organizzativi per costruire la lotta necessaria e adeguata a rispondere agli attacchi del governo e dei padroni su salario, diritti, condizioni di lavoro, per fare una mobilitazione dispiegata all'altezza della crisi in atto, che è appunto ambientale, economica, della guerra. No, mi si rispondeva a me che sono andato a fare quasi 39 assemblee di base, lo dico a Giorgio che ne ha fatte solo 4 perché lo rivendico. No, perché ti riporto una mia esperienza. Ok, pochissima partecipazione. Io andavo alle assemblee di base dicendo che la CGIL doveva tornare alle sue radici, le radici di lotta e conflittualità che l'hanno caratterizzata nel passato, e mi si rispondeva, cito il segretario generale Landini, che non bisognava essere pregiudiziali sul nuovo governo, che bisognava giudicare nel merito, che bisognava andare ai tavoli per vedere cosa ci dicevano, che l'unico modo per ottenere risultati era contrattare, concertare a tutti i livelli, dal nazionale a quello degli enti locali. Ora ci si accorge invece che il governo sta dividendo il paese, che sta impoverendo i lavoratori, ma noi, scusate se lo dico con franchezza, noi facciamo come se niente fosse, con i nostri riti, le nostre vitalità, invitiamo i presidenti di regioni di destra, facciamo i dibattiti, i panel con gli amministratori delegati, i presidenti di federazione meccanica. Ecco, anche le nostre
richieste sono sempre compatibili. Ovviamente l'aumento dei salari lo facciamo chiedendo la defiscalizzazione, non facciamo pagare i padroni. Sulle pensioni abbiamo una piattaforma unitaria che non parla mai del ritorno retributivo, che sarebbe l'unico modo per avere pensioni significative e adeguate alla vecchiaia. E potrei andare avanti, ci rimettiamo a chiedere, perché siccome devo chiudere, taglio. Noi siamo quelli responsabili, pensiamo al bene del paese con la P maiuscola. Invece penso semplicemente che continuiamo a perdere un'occasione, come durante l'assemblea di Bari, quella di costruire le condizioni della mobilitazione, che è quella invece di denunciare con forza che il governo, i padroni, la banca centrale, loro sono i responsabili. Quando ci parlano, ci portano diritti verso la guerra mondiale, quando manomettono i macchinari e moriamo sul lavoro, quando ci dicono per aumentare i salari bisogna avere e aumentare la produttività. Ecco, io invece vorrei un sindacato, e chiudo, che prenda consapevolezza che corre un cambiamento a 180 gradi nel nostro modo di fare, nelle nostre rivendicazioni, nelle nostre alleanze, nei nostri obiettivi strategici. A cominciare, per esempio, nel sostegno e nella partecipazione alle prossime giornate di mobilitazione del 3 e dell'8 di marzo. Il 3 marzo sarà giornata internazionale del movimento Fridays for Future, lo sciopero per il clima. L'8 marzo invece è l'ennesima giornata di sciopero globale contro la violenza maschile sulle donne e contro la guerra del movimento Non Una di Meno. Ecco, io vi chiedo di partecipare, magari costruendo e chiamando i nostri organismi dirigenti, convocandoli alle manifestazioni, nei luoghi di lavoro, costruire le assemblee per costruire informazione e formazione su questi temi. I temi della giustizia climatica, della violenza di genere, per un mondo di pace, in sostanza per un modello di sviluppo in cui le nostre vite valgono più dei loro profitti. Grazie.